ricordo che insomma in parecchie interviste sosteneva che il cinema fosse un grande circo, no? Questo baraccone itinerante che praticamente appunto andava di città in città. Il cinema si fa anche per iniziative come queste, essere in piazza in mezzo alla gente dove le cose succedono, e il cinema portarlo dove le cose succedono penso che sia una delle cose più importanti che abbiamo. A noi basta che il 10% delle persone che viene a visitare queste iniziative, che partecipa a queste proiezioni, torna a casa e viene il dubbio. Vogliamo insegnare il dubbio, vogliamo scardinare certe certezze. Lo scopo di un film, di un documentario, a maggior ragione in questa modalità, arrivare in queste piazze, in questi luoghi che sono stati, e aiutare le cooperative, che sono delle persone che hanno un coraggio, una passione enorme, e significa arrivare allo stomaco dello spettatore. In questo caso è lo spettatore consumatore. Sarà lui che deciderà che non deve calare il silenzio su alcuni argomenti come questi, come l'ecomafia, come le mafie. Il cinema, l'arte, la musica possono portare un contributo nella lotta alla criminalità, alle mafie, alla violenza, alla sopraffazione? Allora, facciamo montare le torri per lo schermo. Il generatore lo mettiamo nell'angolo sinistro là, che rimane dietro le casse, così il sonoro non ti entra in sala. Vai! E te ti metti qui a montare la pellicola appena ti danno la corrente. Luca! Libera Palermo sta allestendo qui la bottega dei sapori e dei saperi della legalità. È la terza bottega in Italia, però è la prima su un bene confiscato. È un bene che apparteneva a un boss di Brancaccio, si chiamava Ienna. Ci è stata consegnata a maggio, è proprio qui. Questo è il cuore di Palermo, questo è il cuore pulsante di Palermo, Piazza Politeama. C'è la cinesca da aggiustare perché adesso un po' di pazienza, tra un mesetto allestiremo qui l'area dove venderemo i prodotti delle terre confiscate, quindi il vino 100 passi, la pasta, taralli, insomma tutti i prodotti di Libera, e poi giù invece qua il sogno è allestire uno spazio per le scuole, dei desk turistici per poter informare delle attività che si fanno sui terreni confiscati. Quindi è una responsabilità, è un impegno, ma è anche un privilegio per certi versi. Devo dire che è complicatissimo l'idea di trasferirti qui e stare sotto occhio e riflettore dei buoni e dei cattivi. Questo è il primo passo, dobbiamo farne di 100 per poter riuscire a chiudere questa carovana. L'iniziativa Libero Cinema e Libera Terra non avrebbe significato se non ci fosse Cinemover accanto a noi. Sono ragazzi che vengono da lontanissimo e che con la loro professionalità riescono a portare il cinema in luoghi molto molto complicati. Thank you.
raccontare film del genere in terra di mafia significa raccontare lo stesso territorio dove queste storie sono nate, queste storie che hanno poi ispirato i film. Quindi è come restituire alla piazza ciò che la piazza è. Ci sono delle storie nate in questi posti, c'è gente che ne ha fatti dei film e viene in questi stessi posti a raccontarle. E poi viene fatta nei paesi, viene fatta a Corleone, viene fatta a Monreale, sono zone che hanno ancora bisogno di confrontarsi con questi linguaggi, con queste storie. E oggi con il Divo si parla di politica, si parla di commistioni e di malaffare. Penso che sia anche questo un buon veicolo per riuscire a spiegare che la mafia non è soltanto Coppola, Lopara, oppure Mitra a mo' di gangster. La mafia uccide come estrema razio, è l'ultimo suo obiettivo uccidere. Quindi preferisce stare dentro il sistema, ma come dire, come si chiama? Strategia dell'inabissamento, esserci ma non darla a vedere. Vede, io non ho mai creduto che si possa distinguere l'umanità in due categorie, angeli e diavoli. Siamo tutti dei medi peccatori. Chi non vuol far sapere una cosa in fondo non deve confidarla neanche a se stesso, perché non bisogna mai lasciare tracce. Osserviamo un minuto di silenzio in memoria del magistrato Giovanni Falcone. Libra è nata nel 1995, erano proprio gli anni successivi alla strage di Capaci, strage di D'Amelio, non è una casualità storica, è figlia di una reazione che non è stata solo di Palermo, non è stata solo della Sicilia, è stata di tutta una parte d'Italia, quella parte che voleva partecipare. C'è un legame molto forte nella base di Libera, perché è il legame di chi vive il territorio, si impegna personalmente e costruisce una rete sul territorio. Prima del progetto di Libera i beni confiscati rimanevano confinati in una specie di limbo, inutilizzati, simbolo, come dire, anche della mancata azione dello Stato nel recupero di questi beni. Allora una cooperativa che gestisce questi beni, fa rientrare in un circuito produttivo legale questi beni, dà lavoro, aggrega le persone con i campi di lavoro, cambia anche la percezione del territorio. La mafia ha privato anche i cittadini di queste terre della capacità di avere prospettive, di immaginare qualcosa di diverso, di immaginarsi fuori da questo sistema. Recuperare questa capacità di immaginare significa recuperare la capacità anche di trasformare la realtà. È molto più facile quando si parla di criminalità organizzata parlare ed essere colpiti dalla faida di Secondigliano, dai morti in Sicilia, perché c'è il morto, c'è la sparatoria. Qui al posto delle pistole si usano camion, si usano veleni, ma come dice un magistrato all'interno del documentario, sta facendo più morte lente nel tempo di qualsiasi altra attività criminale. Attraverso l'ecomafia si parla della tutela del territorio, della salute, dei cittadini, di quello che arriva sulla tavola degli italiani. Questi pomodori vanno a finire sulle nostre tavole, noi li mangiamo. Ecco, ci scagliamo contro la natura, però la natura ce la portiamo in casa
con le sue ferite, con i suoi lamenti. E poi c'erano i dolori. Quindi noi ai nostri figli gli serviamo un bel futuro per quanto riguarda l'ambiente. Beautiful Country parla della campagna, ma lo diciamo da sempre. Attraverso la campagna noi vogliamo raccontare il degrado sociale e politico di questo paese. E si è ristretto un pregio di 1500 animali, capi bestiali. Noi che fine stiamo a fare? Ecco che mi fa finire di là. Noi non abbiamo fatto che far conoscere un argomento fuori dalla logica, diciamo, della comunicazione giornalistica. Se ne è parlato tantissimo tutto su questo argomento, ma questo entrava sempre nello spezzone dei 3 minuti giornalistico, dove non si riusciva a far rendere l'idea della complessità del fenomeno. Abbiamo seguito le storie di Raffaele, dei pastori di Acerra, eccetera, cercando di creare un filo narrativo e drammaturgico che potesse, come dire, seguire la loro storia dall'inizio alla fine. E poi stando molto con loro, in realtà il documentario è proprio una ricerca prima della realizzazione, no? La differenza tra un servizio giornalistico e un documentario forse è anche questa, che il servizio giornalistico vai lì, lo fai cotto e mangiato e passa, invece il documentario noi siamo stati molto tempo prima con loro, insomma li abbiamo conosciuti, li abbiamo amati, perché forse tu per raccontare qualcosa la devi amare. Quando è stato dalla polizia? Ci vuole un dolore, non è stato un altro. Sta da cominciare qua. Ci vuole la distruzione terrestre, perché come stiamo combinando da qui a 15-20 anni non è possibile la vita. Non è possibile vivere. Datemi un po'. Qui siamo al centro della mafia, proprio qui è stato preso Lo Piccolo, a Cinisi ci sono stati molti favoreggiatori di Lo Piccolo e molti dicevano, compreso il sindaco, compreso gli amministratori, che ormai non c'era più mafia a Cinisi, invece poi sono venuti fuori alcuni fatti molto gravi. Più avanti c'è un locale dove c'è stato un summit di mafia, più avanti ancora ci sono altri locali dove si riunivano mafiosi, facevano le loro riunioni. Cioè questo qui proprio è, diciamo, una goccia un po' nel deserto. Sarebbe necessario creare un movimento organizzato a livello nazionale. Io debbo molto al cinema. Dopo l'esperienza famosa dei 100 passi, mi sembra chiaro che il cinema mi ha dato la possibilità di raggiungere il grande pubblico. Perché noi viviamo purtroppo in un paese che non si indigna più. Cioè non si indigna più nessuno. Perché la cultura dominante di questo paese non è quella della legalità, ma è quella mafiosa. Ecco perché gli artisti, ecco perché i poeti, ecco perché gli intellettuali da questo punto di vista possono dare un contributo importante. Abbiamo voluto riprendere un vecchio progetto del film, del cinema italiano, che secondo noi è rimasto troppo presto interrotto, che era partito con La terra trema di Luchino Visconti, il quale immaginava proprio di ribaltare l'idea che il cinema imponesse il proprio immaginario lavorando su un territorio e facendo sì che il territorio si raccontasse e quindi facesse venire fuori delle verità che in qualche modo non sono pregresse, non sono imposte dalle produzioni o anche dai semplici sceneggiatori. Allora siamo andati a Palma di Montechiaro senza una storia a monte, siamo stati sul territorio, abbiamo appunto raccolto delle storie, abbiamo vissuto i posti e poi abbiamo girato questo film ovviamente con attori non professionisti che sono quelli che più di ogni altro potevano renderci la verità dei luoghi. Non vuoi parlare, basta. Ma che c'è, spiace, avete detto che non ci può 32 nudo.
E te lo tu dici come ne fotte di nulla. Si vede, no? Fine pena mai siamo partiti da un libro che Vista d'interni di Antonio Perrone è un libro scritto da un detenuto che sta scontando attualmente dal 1989 la sua pena per associazione mafiosa. Davide ha voluto incontrare questa persona per narrare un pezzo di Salento in un determinato periodo. C'è un pezzo di storia importante della nostra regione, ovvero quando ci siamo accorti di aver perso come comunità pugliese quella verginità che in qualche modo ci veniva data, no? Compà, non è che io e te ci possiamo mettere contro questi, come due stronzi. Teniamo bisogno della famiglia. E da lì è nata l'idea di fare un film che in qualche modo raccontasse, non nel solito cliché, bianco o nero, quindi o dalla parte delle forze dell'ordine o dalla parte del classico mafioso con la coppola o del Tony Montana, diciamo, con le belle auto, le belle camicie. Ero entrato a far parte della Sacra Corona Unita, la quarta mafia. Ma nel raccontare i fatti negativi tenta anche di scrivere delle pagine nuove, delle pagine che sono di travaglio, che sono di attesa, che sono di speranza, che sono di scommessa, che sono delle pagine di futuro, nonostante rimanga scritto fine pena mai. Davide, il film nostro io penso qualcosa. Che esci veramente con una grandissima amaro in bocca e il messaggio, l'unico messaggio che ci può essere, forse il più banale, è perché tutto questo? Ne è valsa la pena, punto interrogativo, lasciare tutto questo per un pugno di mosche, tutto questo dolore che ho provocato realmente per ritrovarmi un pugno di mosche in mano. Ci vediamo. Il cinema, l'arte, la musica possono portare un contributo nella lotta alla criminalità, alle mafie, alla violenza, alla sopraffazione? Noi crediamo di sì. E voi mi insegnate che l'arte, il cinema, eccetera, sono la sintesi tra l'estetica e l'etica. L'estetica che è la ricerca del bello. L'etica è la dimensione della giustizia. La giustizia ha bisogno di verità per potersi affermare, per creare le condizioni perché i diritti delle persone a fianco dei doveri non siano solo scritti sulla carta, ma diventino carne.